buonasera a tutti. Allora, questo è il quarto incontro, quarto e ultimo di quest'anno. Intanto faccio la preghiera di invocazione allo Spirito Santo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Buonasera a tutti. Sono a Genesi 12:10. Chi vuole, a pagina 27 del vostro quadernino, c'è il primo pezzo del brano che adesso leggo. Quindi, se volete seguire da lì, ma dopo mi vo avanti. Quindi, chi ha la Bibbia? Tutti avete la Bibbia, vero? Genesi 12:10. Venne una carestia nel paese e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. Ma quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse la moglie: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua, io viva per riguardo a te. Appunto, quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, egli entrò e gli trattò bene Abram, che ricevette greggi, armenti, asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone lo affidò ad alcuni uomini che lo accompagnarono fuori dalla frontiera, insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, siamo a pagina 26-27, facciamo il quarto capitolo, se riusciamo, penso di sì, questa sera, e ultimo, perché giro le spalle, eh? Perché l'altro un po' l'avevamo già fatto, l'ultimo capitolo, riguardo al sacrificio di Isacco. Qualcuno di voi è sfortunato perché, ho visto la Donatella arrivare, perché magari qualcuno ha detto: dai che provo a cambiare, così non cato mia Donelli, stasera la venna va, ma vi cata un'altra volta. Perché qualche chi voleva schivarmi, dai, sto scherzando, ma stasera Don Giorgio non poteva esserci, perché ha un po' di influenza, allora ecco, concludo io. Quindi prendete quello che riesco a darvi, il resto comunque, ecco, come sempre l'invito è quello di leggere sia, ecco, un po' il testo che abbiamo fatto un po' insieme, che è molte più cose di quelle che dirò io, le più interessanti, e soprattutto, se non l'avete fatto, leggetevi
Ecco, gli episodi di Abramo, da Genesi 12 a 25, se qualche volta non sapete cosa fare, oppure ecco, non prendete sonno, andate, che così capiamo anche tutti questi racconti che abbiamo fatto in queste settimane. Oggi in particolare guardiamo proprio questi capitoli, 12, 13, 14, mi sembra anche 15, che li abbiamo un po' saltati le altre volte proprio per soffermarci adesso. E vediamo un po' come va la storia di Abramo dopo la chiamata. Allora, capitolo 12, avevamo già detto tante volte questa cosa, la grande chiamata di Dio. Abramo, esci dalla tua terra, vattene. Che abbiamo detto non è la terra materiale, anche la terra materiale. Abramo doveva camminare, andare. Ma soprattutto vattene, va dentro di te, Abramo. Va a cercarmi dentro di te. Comincia a guardare la tua vita, la tua spiritualità. Ecco, cercami dentro di te. E ogni volta che Abramo, siamo noi, quando parlo di Abramo intendo sempre noi, ogni volta che noi facciamo questo percorso fisico, se volete, ma soprattutto spirituale, andiamo in cerca di Dio e ci troviamo cercati da Lui e già appunto trovati da Lui. Questo è stato un po' il riassunto di quello che abbiamo visto fino alla scorsa volta. Questo Abramo che viene invitato da Dio proprio a uscire dalla terra. Adesso, dicevo, il capitolo 12 va avanti dopo questa grande chiamata eclatante, che sappiamo che non è la chiamata di un giorno, ma di tutti i giorni. Dio invita tutti i giorni Abramo ad uscire da sé e a seguirlo. Iniziano i veri problemi, perché è bella la chiamata, è bello quando la vocazione ci raggiunge, qualsiasi tipo di vocazione, ma dopo la vita di tutti i giorni viene ad appesantire quella che è la chiamata. E iniziamo, ho iniziato proprio con questo racconto, inizia la vita quotidiana o più o meno di Abramo con le sue difficoltà. Ci sono dei problemi esteriori, la carestia in questo caso, in quel tempo c'era una carestia in quel paese. Sicché Abramo deve già andarsene e un po' rinunciare a quell'idea che Dio gli aveva messo. Gli ha promesso la terra, deve già allontanarsi dalla terra. Che strano questo Dio. Ma ci sono anche dei problemi interiori. Paure, violenze interiori. Abramo ha delle paure, ha dei timori che vanno in qualche maniera a intralciare questa vocazione. Cosa succede? L'abbiamo sentito. Abramo entra nella terra di Egitto. L'Egitto allora era la superpotenza, come oggi possono essere gli Stati Uniti, o una Cina, o l'Asia, eccetera. E quindi questo piccolo uomo, Abramo, questo straniero che va in una terra lontana, distante da lui, da questa potenza, veramente senti tutto il peso, l'inquietudine. Ripeto, facciamo sempre il passaggio a noi. Anch'io ho ricevuto la mia vocazione, anch'io sono stato raggiunto da Dio, però dopo è difficile mantenere fede a questa vocazione, a questa fedeltà, a questa alleanza con Dio, perché hai dei problemi. Non abbiamo dei problemi, sia singolarmente, come famiglie, come società, che delle volte ci intralciano, ci fanno volare bassi. È vero che abbiamo voglia magari di spiritualità, però delle volte la spiritualità, Dio, viene messo all'ultimo posto perché ci sono altri problemi che ci soffocano tutti i giorni o dei periodi della nostra vita. Forse, ma non voglio essere pessimista, magari se guardiamo la vita sono più forse le cose più difficoltose, quelle dure, che quelle magari dei momenti felici. Chissà, magari non è vero, però tante volte sentiamo più questo. Allora Abramo, prima di affrontare l'Egitto, fa questo patto, fra virgolette, con la moglie. Ha paura Abramo, e questa paura comincia a fermarlo, comincia a bloccarlo rispetto alla sua fiducia in Dio. Si mette d'accordo con Sarai: quando andremo in Egitto, non dire che sei mia moglie, ma di che sei mia sorella, così io non rischio di essere ucciso o frainteso, e troveremo la benevolenza del faraone o comunque degli egiziani. Cosa vuole dire questo brano? E poi vedremo anche gli altri. Come abbiamo visto, vi ricordate la seconda volta che ci siamo trovati, che ci sono delle infedeltà da parte di Abramo rispetto alla chiamata di Dio. Cioè Dio gli ha detto: Abramo, vattene, io ti darò una terra e una discendenza. Abramo ha voluto fare di testa sua, ricordate, no, la discendenza. Prima adotta un figlio e poi si mette d'accordo con la schiava per avere un altro figlio. Insomma, avanti, avanti, fin quando insomma non riesce a capire che bisogna fidarsi di Dio, nonostante tutto.
Lo stesso vale in questi capitoli. Dio ha tracciato una strada di alleanza, ma Abramo cerca di fare di testa sua, va fuori da questa chiamata, da questa strada. Questo è il primo episodio, fa un po' di testa sua. Fidati Abramo di Dio, fidati nonostante le cose che ti capitano dall'esterno anche, le vicissitudini. Tu cerca di mantenere fede a quell'alleanza, invece no. Allora, questo episodio, ecco, non bisogna farlo troppo morale, nel senso che è il linguaggio di allora, però ci sono delle difficoltà. La prima difficoltà è proprio questa. Abramo rinuncia alla fedeltà di Dio, vuol fare di testa sua, e quindi fa tutta questa macchinazione che andrà a finire male, perché intanto ha venduto la moglie, e qua donne non so quanto può essere, quanto uno possa sentirsi bene o male. Qui Sara è un po' la vittima di tutto, viene usata Sara, ecco, anche abusata addirittura a un certo punto, diventa un oggetto, ed è l'oggetto del desiderio un po' di tutti. E qua ci ricorda proprio il termine che viene usato, no? Che era avvenente, era bella agli occhi, ci viene in mente, no? Quel peccato delle origini dell'umanità. Eva che guarda il frutto, che era buono da mangiare, era avvenente, è lo stesso termine, per ricordarci questo autore, che è sempre lì pronto, l'uomo, a cadere nel peccato, cioè a usare le persone, gli oggetti, come uso proprio, a usarne e non accoglierli come dono. Questa è la prima cosa, se volete, sbagliata di Abramo, ma anche degli egiziani, che vedono in Sarai non una donna, non una persona, ma un oggetto, una cosa per cui, ecco, usare e abusare. Cosa fa? Dio riscrive la storia, ecco, e questo è il bello. La prima volta Abramo si allontana e Dio riprende la storia di Abramo, anche se si è allontanato, e lo rimette in carreggiata, come mandando questa punizione, fra virgolette, al faraone, al re d'Egitto. Interessante che intanto Dio non punisce Abramo. Dopo mi spiego, quando uso punisce, dopo dobbiamo spiegarci, perché sembra Dio che punisca. Ecco, lascia stare quasi, lascia che Abramo piano piano si renderà conto lui dei suoi errori, cammin facendo, strada facendo. Dio colpisce il faraone, gli manda delle piaghe. E cosa vuol dire? Vuol dire che quando io, faraone, io Abramo, o io, ecco, gli altri egiziani, uso le persone, abuso delle persone, non posso altro che imputridire il mio rapporto umano, la mia relazione. Quando una relazione è sbagliata, come questa, va a finire male. Ecco, quindi le piaghe non leggiamole solo come qualcosa che ha toccato esternamente il faraone, può darsi di sì, non lo so, se l'autore voleva dire qualcosa di storico. Sicuramente, ecco, questa relazione sbagliata ha rovinato qualche cosa in tutte queste persone, soprattutto nella relazione di coppia, perché Sara, da questo episodio, qualcosa coverà dentro di lei. Caspita, o no? È stata venduta, fra virgolette, come, ecco, sua sorella. Primo allontanamento di Abramo, questo avvenimento, e prima conseguenza, la relazione coniugale, chiamiamola così, ecco, mi viene da dire, è messa in repentaglio. Io vorrei questa sera con voi, se riusciamo, proprio arrivare all'oggi, perché non mi interessa parlare di Abramo, mi interessa parlare di noi, che siamo noi Abramo. Forse è vero, quante volte anche noi, quando ci allontaniamo dalla promessa di Dio, non ci fidiamo più di Dio, andiamo incontro a delle piaghe, che vuol dire, ecco, mettiamo a repentaglio i nostri rapporti. Intanto quello matrimoniale, per esempio, quello di coppia, chiamatelo come volete. Più mi allontano da Dio, più rischio di mettere a repentaglio queste cose, perché magari ho abusato di questo, ne ho fatto un oggetto della mia relazione. Anche Sara in qualche maniera ha qualche colpa, la chiamo così, perché Sara ha messo tutta la sua vita, forse anche lei si è immolata per amore, verso Abramo. Ma Sara, guarda che è Dio che ti ha chiamato insieme ad Abramo, insieme a Lot.
il tuo idolo non deve essere Abramo, il tuo Dio deve essere il Dio. Ecco, ripeto, questa forse è un'altra conseguenza. Se guardate il titolo, io mentre leggo, sto andando un po' avanti, io non vi dico che pagina sono più o meno, eccolo lì, pagina 27, guardate il titolo che ha messo Don Giorgio, Abramo il magnaccia. Ebbene, ha venduto la moglie, fra virgolette, e neanche guadagnato, adesso lo vedremo, e neanche molto guadagnato. È vero anche che gli autori della Bibbia, avvedendo questo episodio, che è molto grave per la vita di Abramo, se Abramo deve essere il padre di tutti, un esempio di tutti gli ebrei, caspita, non può comportarsi così. Questo è il capitolo 12. Nel capitolo 20 ha raccontato una simile storia, siamo in un altro paese, ma è simile la storia, dove nuovamente Abramo, entrando nel regno di Abimelech, che è un altro re di un'altra parte, fa un po' la stessa storia, cioè rivende la moglie e la fa passare per sua sorella. È un po' più mitigato quell'altro racconto, capitolo 20, perché deriva da un altro autore che voleva un po', come si può dire, rivalutare la figura di Abramo, che ormai aveva perso tanti punti con questo. Però anche là, in qualche maniera, là alla fine Sara non è proprio venduta, perché Dio interviene prima in sogno a questo re Abimelech e gli dice: guarda che quella lì è la moglie di Abramo, eccetera. Però vi dico queste cose per dire, ecco, che c'è anche un altro episodio simile. Questa cosa, questo allontanamento da parte di Abramo, ma anche di Sara, eccetera, da Dio, dicevo, porta una prima conseguenza, ma ce ne saranno delle altre. Abramo è un magnaccia perché ne ha anche guadagnato da questa storia. Perché quando ha spacciato sua moglie per sua sorella, il faraone, come forse era la consuetudine di allora, gli ha dato molti doni. Tu mi doni tua sorella, io ti dono, abbiamo sentito, schiavi, soprattutto armenti e tante robe. Quindi, gravissimo, Abramo è diventato ricco in maniera disonesta, è diventato ricco nell'ingiustizia, in una cosa ingiusta. Questa ricchezza porterà ad altri problemi. Adesso sono al capitolo 13 della Bibbia, 13. E lì, se volete, andando un po' avanti, sono a pagina 30. L'unico a schierarsi dalla parte di Sara è stato Dio, perché Dio si schiera dalla parte dei poveri, degli umili. Ripeto, non che Sara sia stata, perché anche lei aveva un'immagine distorta di Dio, ma l'unico capace di schierarsi dalla parte dei poveri è stato Dio, che ha voluto attraverso Sara rimettere Abramo in carreggiata. La ricchezza porta a una seconda conseguenza. Abramo è ricco, si è arricchito ancora di più, sta andando in giro con suo nipote Lot, anche lui pieno di cose, di armenti, eccetera. A un certo punto, non loro, dir la verità, ma i loro mandriani litigano, sono ritornati nella terra di Palestina, una terra abbastanza larga, però non c'è posto per tutti. Allora comincia un litigio in famiglia, ripeto, non direttamente loro, ma tra i loro mandriani. Ma questo comporta che Abramo e Lot si devono confrontare e cominciare a dire: adesso cosa facciamo? Anche qui Abramo fa un errore, spero di spiegarmi, lascia la decisione di fare qualcosa al nipote Lot. C'è una bega fra me e te, che siamo parenti. Guarda, pensaci tu, io non me ne occupo, io mi tiro indietro, mi tiro di sparte. Qual è il peccato di Abramo in questo caso? Il secondo, che ancora non si fida di Dio. Dio gli aveva detto: ti prometto una terra. Abramo cosa fa qua? Non crede ancora alla promessa di Dio, ma lascia che gli eventi vadano da un'altra parte, avanti da soli, meglio si tira indietro, ripeto, cala le braghe e dice: Lot, scegli tu, se tu con i tuoi mandriani, con le tue cose andrai a nord, io andrò a sud del paese, se tu invece andrai a sud, io andrò a nord. E Lot, che non era stupido, sceglie la parte migliore,
qual era la parte migliore? Più o meno il sud o comunque la parte più vicina al Giordano, dove c'era una terra simile, molto simile all'Egitto, comunque una terra rigogliosa. Lot si guarda attorno e dice: quella parte di terra è molto più buona, prospera, eccetera, ricca, io mi sposto là. Non solo, in quella terra c'erano anche le città di Sodoma e Gomorra, e qua capiamo già tante cose. Lot sceglie quella terra anche perché Sodoma e Gomorra erano i centri commerciali di allora, quindi c'era il commercio vero e c'era tanto giro di soldi. Quando ci sono i soldi di mezzo, cominciano veramente i guai, perché chi sceglie la ricchezza non può scegliere Dio, perché la ricchezza diventa il vero Dio. E questa volta c'è anche Lot di mezzo, non solo Abramo, che ha una visione distorta di questo Dio. L'abbiamo visto anche nelle altre volte, no? Quanto Abramo ha dovuto lavorare con la sua immagine di Dio, che era sbagliata, e ancora lo è, ma non solo lui, abbiamo detto anche Sara, ma non solo lei, anche Lot. Lot segue la ricchezza, Lot abbandona in qualche maniera anche questa promessa, e un po' Abramo gli va dietro, non fisicamente, perché Abramo, abbiamo detto, sì, stacca da lui e va in un'altra regione. Però anche Abramo vorrebbe seguire Lot. Anche Abramo va dietro un po' alla ricchezza. Ecco un'altra conseguenza dell'allontanamento di Abramo rispetto alla promessa. La prima, abbiamo detto, cominciano problemi coniugali, chiamiamoli così. La seconda, cominciano problemi familiari, di eredità, di ricchezza, di famiglia. E qua, anche qua, quanta attualità, se volete. Quando viene messo i soldi, le famiglie cominciano a disgregarsi per i metri di terra. Non so voi, ma casa mia è così, mille da quando sono grande, così che in corte baruffe da fuoco, baruffe fra fratelli, mio papà, gli altri. Perché? Perché vedi i metri, che cioè è tutta questione di metria, perché che il metro di terra di qua. E cominciano, no, perché? Perché c'è la ricchezza, anche ancora una volta ci sono le cose più importanti, per esempio delle persone, le cose più importanti di Dio stesso, della promessa. Lot pagherà questa scelta, perché adesso a livello storico c'è scritto tutto lì, se volete, dopo, ecco, i vari avvenimenti storici. In quella regione c'erano parecchi re, ogni città aveva il suo re, erano le città-stato cosiddette, non c'erano grandi regni, ogni città aveva il suo re, un piccolo territorio, e i re avevano delle alleanze tra loro. Allora ci sono 4 re contro 5 re, se volete, più o meno. Io nella Bibbia sono nel capitolo più o meno 14. Lot si è scelto, o credeva di scegliere, una parte buona. Scoprirà Lot non solo di aver sbagliato, di essere andato in mezzo alle rogne, perché ci sono queste guerre tra i re. I re di Sodoma e Gomorra fanno parte dei 5, i 4 riescono a conquistare i 5, e quindi a conquistare Sodoma e Gomorra, e quindi a imprigionare, a mettere in carcere, a portare via anche Lot. Perché vi dico questo? Perché questo diventa un po' quasi la scintilla per Abramo di reagire. Si è allontanato da Dio, ha fatto di testa sua nei riguardi di Sara in Egitto. Non ha preso posizione con Lot quando c'era da prendere posizione nella spartizione e dire: no, io ho promesso una terra ma non ci credo. Adesso fa fatica Abramo a prendere una posizione, la prenderà, ma subito, perché ci sono queste guerre in atto e non sa schierarsi dalla parte della giustizia anche in questo senso. Mi spiego. E mi interessava dire che anche oggi, anche noi tante volte, se non ci schieriamo di fronte, per esempio, alle grandi guerre che esistono tutt'oggi, e ci schieriamo dalla parte della giustizia, ecco, anche noi siamo in una situazione problematica. Non ci fidiamo di questo Dio che è dalla parte, abbiamo detto, dei poveri, delle vittime, degli sfruttati. È questo che vuole dirci un po' anche la Bibbia. Quindi questo Abramo prima o dopo deve schierarsi, e comunque lo farà. Dicevo, il motivo è proprio
che il nipote Lot viene preso prigioniero e lì Abramo deve intervenire. Come fa Abramo a intervenire? Prende su un po' dell'esercito suo, di uomini suoi, 318, se volete, a pagina 32 in fondo c'è tutta una meditazione sul numero 318 che a noi non interessa. È per dire praticamente che Abramo con poco riesce a contrastare i grandi eserciti delle città-stato. Abramo con solo 318 uomini, ripeto, non ci interessa il numero, ci interessa che con pochi uomini riesce a battere o comunque a far fronte alle grandi potenze cittadine che c'erano per liberare il nipote. Cosa mi interessa questo discorso? Nel dire che quando Abramo comincia a prendere posizione, cioè a fidarsi di Dio, le cose cominciano, diciamo, ad aggiustarsi, tra virgolette. Qual è la cosa che salta fuori che ci interessa a noi? Non che Abramo fa una guerra, perché Abramo lì fa degli atti più o meno terroristici, attacca queste città-stato con questi pochi uomini. A noi interessa dire, Abramo finalmente ha preso posizione, Abramo ha capito che bisogna fidarsi di Dio, che Dio gli aveva detto, guarda che avrai una discendenza, guarda che avrai una terra. E questo, mettere in atto di Abramo, piano piano lo porta alla vittoria di Abramo, del suo esercito rispetto a queste città-stato e alla liberazione di Lot. Arrivando proprio che i re che hanno vinto grazie ad Abramo lo ringraziano e gli donano tutto quello che vuole. Abramo non accetta finalmente questo, anche se quello che la ricchezza che gli è stata promessa questa volta è una ricchezza onesta. Quella volta col faraone si è arricchito in maniera disonesta, con l'ingiustizia. Questa volta che potrebbe arricchirsi in maniera onesta tramite la giustizia, però Abramo non accetta perché ha capito la lezione, ha capito che non deve seguire il Dio denaro, il Dio ecco, dell'avere, ma il vero Dio. Concludo, ma dopo lascio spazio, perché non voglio concludere, nel senso che dopo li riguardiamo queste cose, con noi oggi, concludo con l'ultima pezzettino, sono sempre nel capitolo 14, alla fine, e per voi sono a pagina 34. C'è un ultimo episodio strano, ma un po' interessante. Dopo questa vittoria di Abramo con gli altri eserciti, la liberazione di Lot, entra in scena questo personaggio strano, un certo Melchisedec, che vuol dire re di giustizia, re di pace. È un sacerdote chiamato il sacerdote del Dio Altissimo. Cosa sta a fare questo personaggio che non c'entra con il prima né con il dopo? Ed è la prima volta che nella Bibbia viene citato un sacerdote, una persona, fra virgolette, religiosa. Non si sa da dove salta fuori questo. Si sa quello che fa. Prende Abramo, benedice Abramo per tre volte, lo fa passare in mezzo agli animali, eccetera. E soprattutto c'è una frase che è ambigua, nel senso che è non ambigua, ma è traducibile in varie maniere. Ve la leggo. C'è allora Abramo davanti a questo sacerdote benedice Abramo con queste parole: sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ha messo in mano i suoi nemici e gli diede la decima di tutto. Questa frase non si capisce se è stato Abramo a dare la decima a questo sacerdote, come era uso degli ebrei. Quindi cosa vuol dire? Che il laico doveva pagare la decima ai sacerdoti, e questo ai tempi di Gesù soprattutto era ancora una consuetudine. Ma può darsi che sia questa frase, anche si può interpretare come il sacerdote dà la decima ad Abramo. E chi è il vero sacerdote allora? Ripeto, è un'interpretazione che viene data. È Abramo il sacerdote addirittura, il vero sacerdote. Viene indicato come il sacerdote di sempre, perché diventa un esempio, un paradigma per tutti gli Abramo, cioè per tutti noi. Ecco, quindi è una valutazione positiva di Abramo. Su questo c'è scritto anche
anche nella mia, ma nell'ultima, infatti, è quella del 74, quella che abbiamo noi. Ma quella del 2008, nuova, invece, hanno proprio cambiato. Non mettono il soggetto. Ecco, non si sa. Ovvio che, ripeto, è libera di interpretazioni, per fortuna, perché la parola di Dio, ecco, non si focalizza su una interpretazione. Ecco, se vogliamo tenere conto anche dell'altra, cioè non viene detto chi paga la decima a chi. Probabilmente Abramo che paga la decima, perché qui l'autore vuole sottolineare che sono i laici che pagano, ma può darsi che sia anche il sacerdote, che vuol dire il Dio Altissimo, che dà qualcosa ad Abramo. Il capitolo l'ho concluso, non ho concluso niente, nel senso che a me piaceva, come sempre, intanto sentire se avete delle domande. Sicuramente, ripeto, ho detto la decima parte di tutto quello, no dai, ho detto qualcosina di quello che c'è scritto lì, perché ce n'è molto di più. Mi interessava se ci sono delle domande, ma anche, ecco, che questa storia che abbiamo fatto, non l'abbiamo fatta per dire com'è andata con Abramo, ci interessa relativamente, e dire che questa è la nostra storia. Quindi anche negli episodi di oggi, in questi capitoli, queste infedeltà, chiamiamole così, di Abramo, cioè tutte le volte che Abramo non si fida della promessa di Dio, Abramo deve un po' recuperare, o meglio, è Dio che recupera e fa storia di salvezza nonostante Abramo giri a destra o giri a sinistra. La famosa frase che tutti sappiamo, Dio scrive dritto nelle righe storte dell'umanità, prendetela così. Quanto mi riguarda questa storia, è quello che mi interessa stasera, che ci interessa in questa catechesi, che ci è interessato. Questo Abramo, che sono io, tu, cioè lo sento vicino, sento che ci sono delle contraddizioni anche nella mia vita di fede, sento che delle volte, se non mi fido di Dio, metto a repentaglio, metto in crisi il rapporto che ho con chi mi sta vicino, il rapporto della famiglia, il rapporto addirittura con una società, quando ci sono delle guerre in mezzo, che non mi schiero da una parte o dall'altra, o non mi schiero dalla parte della giustizia. Credo che questi ultimi discorsi siano molto attuali e ci riguardano. E quindi qua possiamo dire anche la nostra e sentirci veramente. Allora, cioè, diventa interessante allora tutto quello che abbiamo fatto su Abramo, perché se no abbiamo fatto solo, e va bene anche quello, lezioni di Bibbia, ma vabbè, le trova il tempo che trova. Non sono stato sicuramente chiaro abbastanza, siamo qua insieme per aiutarci anche. Certo che è sempre Dio che interviene, è sempre Lui che... Cioè, non è che... Sembra che Abramo abbia anche poca buona volontà, cioè vive come gli uomini del suo tempo, cioè, è un po' qualche volta al di sopra, diciamo, ma di solito vive un po' come gli altri. Dio che continua a incanalarlo, continua a richiamarlo. Sì, cioè la risposta è sì, se tu, nel senso che io mi percepisco questo. O meglio, Abramo lo sento molto vicino a me, che tante volte anche a me lui fa la testa mia. Cioè so che c'è una chiamata e so cosa Dio, so, non è un sapere, ecco, Dio che ti chiama la vita, ti chiama eccetera. Però tante volte trovo le mie strade, che non è mia, quelle di Dio però, perché ho poca fiducia in Lui. Sì, è vero, tutti sono, sbagliamo, però... Abramo è stato assistito, diremo, continuamente, sempre, mai mollato. Ogni volta che sbaglia poi tirato per le orecchie di nuovo. Insomma, anche rispetto, non so, ai nostri santi, ai tuoi santi, che hanno una vita di stenti, eccetera, che sono sempre aiutati da Dio, ma ce la mettono. Qua sembra che Abramo invece faccia la sua vita tranquilla e Dio continua a tirarlo. Ed è bello, credo, in questo che dici, che Dio non sceglie mai i migliori, caspita. Almeno così mi sembra. Sì, questa storia di Abramo è un uomo qualunque, insomma. La può diventare la storia di tutta la Bibbia, ecco, se la guardiamo, perché tutte le persone, soprattutto i Vangeli, no, scelte da Dio, non le mai migliori. Ecco, sono persone, direi, normali, semplici, o addirittura i
gli ultimi delle volte. Pensiamo ai 12 apostoli, non ha scelto i migliori che aveva lì a disposizione. Aveva i farisei, i sacerdoti, ne aveva di persone religiose Gesù a disposizione, ma non ha scelto quelli. Perché credo, c'è scritto da qualche parte, mi piaceva la frase, che Dio non sceglie i migliori, ma sceglie le persone per renderle migliori. Quindi chi si fida di Dio, piano piano, ecco, in questo percorso, che è la vita, sapete il percorso. Noi abbiamo letto in 2-3 brani. Ecco, sappiamo che Abramo ci ha messo una vita per vattene. Ecco, non è stata un momento, è stata tutta la vita. Ecco, è una vita lunga. Forse alla fine, quando era avanti negli anni, la capì qualcosina. Leggendo questa storia, questa di stasera, ma un po' la vicenda di Abramo, ci riconosciamo, non ci riconosciamo, lo sentiamo ancora molto distante come immagine, nel senso le là, 4.000 anni fa, e la sentiamo attuale, non lo so, ecco. Ma secondo me è attuale come immagine, anche perché secondo il mio punto di vista anche noi siamo sempre chiamati da Dio, se sentiamo la vicinanza di Dio, ci indica un po' la strada e dopo magari noi siamo liberi di sceglierla o no, ma però questa indicazione secondo me ce l'abbiamo anche noi adesso, non solo Abramo a suo tempo, ce l'abbiamo anche noi se ascoltiamo la chiamata di Dio, che non è delle volte un megafono, è qualcosa di molto, perché Dio ci dà sempre, ci lascia sempre la nostra libertà di poter a un bivio seguire la strada di destra o la strada di sinistra, insomma, no? E questo per me è importante, insomma, è importantissimo questo discorso. E tante cose della chiamata di Dio, chiamiamola così, lei non le capiamo mia subito. Non so se l'altra volta ne abbiamo parlato, no? Nella vicenda di Abramo, lui non, mentre la viveva, non è che capiva queste robe, e solo dopo, o lui guardando indietro alla curva, virgolate, o qualcun altro che ha scritto, ecco, perché Abramo era uno dei tanti che ha fatto questa esperienza, che è andato via dalla sua terra, chissà quanti, ma Abramo è stato scelto dal popolo ebraico come esempio, come il padre della fede. Quindi c'è un popolo, dopo anni, che ha ripreso in mano la storia di uno, questo Abramo, ha detto, caspita, è esemplare questa storia, diventa motivo anche per noi di percorso, di fede, eccetera. Come lo è per noi, credo, se guardiamo indietro nella nostra vita, la presenza di Dio, chiamiamola così, la vedevo magari dopo, ecco, con i segni, ecco, che vi sta. Mentre vivemo dentro, e soprattutto alle vicissitudini, no, le inquietudini della vita, facciamo fatica a vedere presente Dio. Quando che momenti, soprattutto magari un po' più di crisi, ecco, come è facile con le parole dirlo, ma dov'è lo Dio? Delle volte mi sembra invece, se siamo avanti, ecco, se guardiamo dietro, diciamo sì, quella volta, in quella situazione mi sembrava di non essere, ma se era Dio. E magari l'ha fatto la strada, ma portà, ecco, dentro la mia strada in altra maniera, perché mi si era o a destra o a sinistra. Dunque, io, se dovessi mettere nella classifica numero uno, è fu Gesù quello che ha dato degli insegnamenti profondi da capire come si dovrebbe vivere. Sì. Il Vangelo da interpretare è anche difficile attraverso i comportamenti, quello che diceva lui, perché usa anche delle metafore con le parabole, e da lì bisogna tirare fuori che cosa nella nostra vita, nel giorno per giorno, con i fratelli, con le persone, quale comportamento o decisione prendere, quali. E questo è Gesù.
dopo ci mettiamo, adesso mi viene in mente Giovanni Battista, altro elemento che insomma Gesù stesso lo riconosce come una persona molto forte, non fisicamente, ma spiritualmente, spiritualmente valori. Bene. Poi passo all'Antico Testamento, abbiamo dato una bella botta anche a Davide, perché se lo vediamo bene, Davide che leggendo la Bibbia, insomma, doveva essere, effettivamente è un potente, ma bella botta. Salomone, il più grande saggio, altra botta anche lì, perché questo qua era anche un dittatore, perché per far su il famoso Tempio. Bene. Quindi stiamo sfatando molto le dottrine nostre e anche le prediche, insomma, leggendo anche la Bibbia, arriviamo a Abramo, che Abramo è il padre. Abramo è il padre, sarebbe mio padre, è quello che mi dà l'esempio, mio padre, giusto? Sono Abramo, io ho dei figli, devo dare l'esempio. Leggendo la Bibbia, leggo la Bibbia di Abramo, attraverso i comportamenti suoi, io voglio portare a casa qualcosa. C'è una traduzione di uno che si fa veramente i cavoli suoi a colpe, vende la moglie, cioè ho una traduzione di un elemento che dice, ma che cosa cavolo da un parasto, ma fondamentalmente mi lascia anche orfani a un certo punto. Cioè se io padre con i miei figli, che lo riportiamo, dovessi comportare, sta un pessimo tutto sommato, l'ha venduto anche la moglie, anzi l'ha anche barattato con soldi, ha una bella vita, ma più anche. Ha fatto business, o imparo a fare business, se devo guardare un po' queste cose. Allora, quello che voglio capire è, non è possibile che sia stato un uomo, non è che era un ebreo, gli ebrei potentissimi a fare commerci, e questa è una loro indole. Prima degli ebrei, non era un po'. Vabbè, quello è nato lì. Insomma, la vendono moglie, cioè. La mentalità era quella lì comunque. Sì, no, era già uno che si muoveva bene, perché anche sì. I cumicini da noi altri, lì è qui Porsche, noi siamo ancora qua. Vabbè. E allora la domanda è, ma che cosa lui ha fatto o mi può insegnare? Cioè, vabbè, restava un commerciante. Bene, ma sicuramente se sta scelto era un uomo vero. Come Giuseppe, quando è stato scelto per essere il padre di Gesù, l'ha fatto una selezione. Non è che se arrivava il primo con lui, aveva un motivo. Cioè il pensiero di Dio è perché ha scelto Abramo. Voglio capire quello. Allora a me interessa sapere il pensiero di Dio. Ha scelto Abramo per un motivo. Anche a me interessa sapere il pensiero. Scusa, no, ma penso che non lo somiglia il pensiero di Dio. Posso dire che mi sembra, adesso parlo di me, come mi ho letto e interpretato questo episodio di tutta la vita di Abramo. È vero che chi ne ha fatto, caspita, l'abbiamo smontato Abramo, e è un padre della fede. Credo che, come diceva, ecco, qualcheduno, e lo sta un autore, una persona, un popolo, a recuperare questa figura, e cosa alla trovare interessante, caspita, da questa figura. Credo proprio che questa fiducia, che nonostante Abramo tante volte venga meno, cioè quando vuole fare di testa sua che non segue più, ecco Dio che l'ha chiamato, che gli ha detto fidati da me, nonostante questo però è riuscito Abramo, dopo essere stato bastonato fra virgolette o dalla vita o da Dio che le rimetteva ogni volta in carreggiata, a un certo punto è riuscito a fidarsi di Dio. Ricordiamo, ripeto, questo episodio dove lui, quando ha cominciato a fidarsi, è riuscito a vincere con pochi tanti, e questo è il senso, cioè è riuscito a fidarsi quella volta di Isacco, anche lì è tutto un affidamento, anche se aveva un'immagine sbagliata di Dio quella volta Abramo, però alla fine Abramo è il padre della fede, perché è riuscito dopo tanti tentennamenti a dire, caspita, se mi fido di Dio, Dio veramente mi dà una discendenza. Ha fatto il suo percorso anche Abramo. Questo mi interessa, però sì, perché non è così automatico fidarsi di Dio. Ecco, ha fatto anche lui i suoi sbagli, fra virgolette, le sue cadute, e ha dovuto ritornare. Ovviamente gli episodi, se li leggiamo con la nostra mentalità di oggi, caspita, la vendula moglie, ovvio che se lo porto questo modo di scrivere, e forse succedeva anche così a oggi, è inconcepibile, quello siamo d'accordo tutti. A me interessa il fatto di 4.000 anni fa, fatto più o meno storico, ma comunque per dire, guarda Abramo, che ste fede te sta su, tua te fede i danni. Ovvio che non siamo d'accordo, dopo di dire, se Abramo dobbiamo dire,
ecco, diventa l'esempio di santità, non lo so, non so mio il pensiero di Dio. Abramo però può diventare per me un esempio di fede, quello sì. Ecco, quello me lo sento più mio. Allora la grandezza di Abramo è proprio l'inizio che deve, di essersi fidato di Dio, perché lui vive in mezzo a pochi tutti i pagani ed è l'unico che ha sentito la chiamata e ha seguito l'indicazione di Dio. E ha fatto un certo fidato, percorso di fede. Ha abbandonato la sua terra, i familiari tutti e si è avviato per la strada che Dio le aveva indicato. Dopo, se durante il percorso ha sbagliato tante volte, perché sembra tutti gli altri facevano così, perché non è che fosse stato l'unico, e quindi sbagliava continuamente, però è partito con l'idea giusta, dopo, sbagliando tanto è arrivato in fondo. Però a me la cosa mi viene da pensare, noi avremo tutto questo tempo per fidarci di Dio, cioè si è fidato subito, all'inizio, no? All'inizio, cioè, nel senso, l'ha chiamato, però tutti questi tentennamenti di Abramo, cioè se io l'attorno prima di lei mi si è chiesto, l'ho trovato una cosa dei nostri giorni? Ma ascolta, ma non è che noi sbagliamo quasi tutti i giorni, o ci dimentichiamo di pregare, o non facciamo il nostro dovere, o sbagliamo continuamente, se di ogni volta che facciamo un errore ci siamo ammazzati in testa, io sto pensando all'esempio che ho chiesto prima a donna. Allora, la domanda che mi sorge è, facciamo in tempo a fidarci, a trovare il tempo di questa fiducia? Perché è vero, cioè, io sono d'accordo che ogni giorno siamo in continuo conflitto, assolutamente. Però la pienezza che Abramo ha potuto avere l'ha avuta 99 anni, 100, cioè sì, c'è quello che è, però quello che è metaforicamente, sì, non si sì, sa sì, quanto eccetera, eccetera. Però in un tempo lunghissimo. Allora ci sono anche tante, Maria Goretti è diventata santa, era una bambina. No, ma al di là dell'età. No, abbiamo tempo, certo. Che abbiamo. Sì, ma è una domanda che io mi ponevo, cioè delle volte possiamo anche farci la domanda quando come anche quando viene riportato non si sa allora quando e come sarà, cioè la tempistica di Abramo mi fa un po' pensare a questo, in questo senso. Poi un'altra cosa che mi veniva da pensare, nei nostri tempi o no, il fatto della donna. Allora sappiamo che la donna, cioè qua, era proprio un oggetto, cioè, e per fortuna che è arrivato Gesù che ha è riuscito, da quando arriva Gesù, che riesce a mettere in risalto le qualità di quello che è la donna, cioè a dare alle vedove, alle persone sempre meno, quelle più diciamo lasciate alla mercé o dalla società sempre più denigrate. È vero, allora, successi 4.000 anni fa, magari in qualche paese era così, ma anche mi piace pensare, beh, quanto abbiamo da camminare ancora anche oggi, anche ad altri, anche se siamo lì, per fortuna, a certe consuetudini. Però mi viene da pensare anche quante volte noi usiamo, ripeto, Elon, my partner, o qualsiasi persona che mi sta vicino, che vuoi bene, come un oggetto. Ecco, magari non se ne rendevo conto, non dico mica che lo facciamo apposta, non è? Magari il troppo bene che vogliamo, Sara voleva tanto bene ad Abramo, tanto che sta disposta a farsi vendere come sorella. Allora, qual è lo stare sbaglio di Sara? Che l'ha investito male la sua energia, non so come dire, non si è fidata di Dio, si è fidata di Abramo. Ha identificato Abramo come un Dio praticamente. Sì, e quante volte anche i nostri affetti, magari, ripeto, qua non è che sia giusto o sbagliato, per carità. Però, ecco, vengono incanalati in questa maniera esagerata. E l'altra cosa sbagliata, quante volte io tratto chi mi sta accanto come un oggetto, ecco, e diventa di mio uso e consumo, non so come dire. Questa è stata l'esperienza del faraone con Sara, di Abramo con Sara, in questo episodio. Ecco. Quindi ogni volta che c'è qualche cosa, chiamiamolo di sbagliato, o che si incrina, no, un rapporto personale con una persona o di famiglia, che hai dei danni, ma capitemi cosa intendo di danni, che hai delle conseguenze,
che per fortuna dopo Dio recupera questa cosa, perché te che sempre il tempo di, tra virgolette, convertirti e ritornare nella promessa. Interessante in quel brano lì che è proprio Dio usa il faraone per riportare Abramo nella promessa. Infatti è il faraone che gli dice: ecco tua moglie, prendila e vattene. Quel vattene è quello che gli ha detto Dio all'inizio, no, della storia: Abramo, vattene dalla tua terra. Che bello che Dio in qualche maniera si mette dentro le parole del faraone e ripropone la promessa. Ecco, perché Abramo ti è un attimo una foracareggiata, dai, ritorna, ecco, ricordati cosa c'è da fare, vattene, fa questo percorso. Un percorso che al di là dell'età, che sia breve o lunga, tutti che vanno da fare. E il percorso di fede dura una vita. Ecco, la chiamata non è mia solo oggi e sono a posto per tutta la vita, ma le oggi, le domani, eccetera. E ogni giorno godo un po' da ripropormi questo cammino. Delle volte che la fo, delle volte non la fo. Scusa, cioè, allora, parlare di intervento di Dio, qua stavi, l'ho letto proprio, ma il Signore occupì il faraone, ma interventi di questo genere qua, nella vita di giorni, lui si vede mia, allora, non ci sono, cioè, non come no? Di questo genere qua, cioè, il fatto dei 318 che hanno sconfitto un esercito molto più grande, perché c'era il sostegno di Dio. Ma al tempo d'oggi non li vedo, mi stanno qua. Le vedi, mi le vedo, mi sembra. Ma se dimentico come se la veda. Penso magari un San Francesco che l'ha. No, no, ma al di là del fatto storico, stiamo attenti, non qui mi ha leso il fatto storico, non so neanche se l'è storico, forse probabilmente sì. L'è il fatto spirituale è interessante. Cioè, dobbiamo da ricavare che questo, credo di me. Allora, ho detto, stiamo attenti che Dio non punisce, nel senso. Dio manda le piaghe del faraone, ma qual è la piaga di oggi, per esempio? Che quando cioè non seguo più la promessa di Dio, creo intorno a me veramente un po' di putritudine, non so come dire, le mie relazioni non le diventa più sane, le diventa un po' malsane, quando mi tratto le persone come oggetti, non è più una relazione sana questa, e la me porta delle conseguenze, a me e forse anche all'altra persona, me lo interpreto così. E mi sembra, guardo la mia vita, di vedere che ogni volta che uso le mie relazioni, e uso gli altri come oggetti o solo mi interessa o diventano delle divinità per me, questa relazione non è più autentica, ma ha qualcosa che non va. Boh, non lo so, forse, ma sto esagerando, probabilmente, non lo so. Ma a me mi sembra di leggere questi fatti di Abramo così per la mia vita. So vincitore, non mi piace questo termine, quando mi fido di Dio, e quindi anche se so piccolo, se so poco, quel 318 credo che voglia sottolineare questo, anche se non dici niente, è impossibile vincere con gli eserciti. Ecco, ma quando Abramo ha cominciato a fidarsi di Dio, l'ha vinto con gli eserciti. Non sto parlando di guerra, mi raccomando, non sto parlando di guerra, sto parlando di quando Abramo comincia a fidarsi di Dio, ecco, ne risulta qualcosa di positivo. Nonostante la piccolezza, nonostante la fragilità di questo Abramo, che ecco, mi pareva tanto bravo, ma tanto bravo non è come me, come te. Però forse, ecco, lo scarto è questo: Abramo mi insegna a fidarmi di Dio, ecco, diventa padre nella fede, cioè diventa un esempio per me quando è di mezzo questa fiducia. Quando Abramo si fida di Dio, ecco, le cose le va bene, perché lascia, appunto, si lascia migliorare da Dio. Non si sente mica lui migliore. E credo che succeda così nella vita di giorni. Chi è già migliore non ha mica bisogno di Dio, perché lui si sente già a posto. Non lo so, ecco, ripeto, non vuoi mica tagliare così le robe, non è mai così, effettivamente. Però quando mi sento che basto a me stesso, non ho mica bisogno di Dio. Ecco, se mi sono già tutto pieno di me stesso, Dio che trova poco posto in me. Invece quando mi sento fragile, piccolo, che so, caspita, guarda quante fa fatica, sento questo Dio che si avvicina, e se lo lascio avvicinare e fa un lavoro dentro di me, ma non perché non mi lascia mia libero, assolutamente, che è il doppio senso. Lui mi fa una proposta, dopo sta a me metterla in pratica, cioè sono libero anche di non ascoltarlo,
diciamo che Dio ci ha creati allora per il semplice motivo, secondo lui, che ci ha creati per dire: mettiamo questi uomini sulla terra, facciamoli vivere, diamogli la libertà di scegliere tra il bene e il male, e noi andiamo avanti. Poi a un certo momento probabilmente Dio si è accorto che gli uomini facevano un po' massa quelli che voleva lui, e non li adorava mia, lui pensava questo. Non le amava, no? Adorava. Non le amava, lei è il discorso di amore, Dio perché? Non le amava mia, allora per ha amore. Indicato alcune persone per seguire la strada, che può essere dentro nella Bibbia. Perciò tutti i fatti che può essere successi, buoni o cattivi, di tutti questi personaggi, praticamente non fa altro che ripetere anche quello che siamo oggi, che siamo continuamente alla ricerca di un Dio, e anche se non lo troviamo, perché magari non abbiamo la mentalità un po' chiusa, non riusciamo a vedere dove c'è il bene e magari vediamo solo dove c'è il male, in realtà magari è perché siamo noi che non abbiamo ancora capito bene che cosa vuole Dio. E dice: ma io non ho la fede. Ci sono tante persone che non hanno la fede, che dicono: io non ce l'ho ancora, cioè non ho sentito niente, non ho fede. Dove la vado a trovare? Beh, questa si va a trovare solo dentro se stessi, pregando e basta, non ce ne sono tante storie. Tutto il resto è... Le fatiche a decidere della fede degli altri, nel senso che sì, alcuni, difficile, tante persone... ognuno ha la sua fede, certo. Il suo modo di pregare, per carità. Sarà Dio che incontrerà le persone, non mi ha dato... È Dio che va a incontrare, esatto, la persona nel momento di... Ricordo di dire: io non ti trovo, non te... Dio in quel momento farà un qualcosa che questo qua la fede la troverà. Ma Dio lo vediamo anche tutti i giorni nelle singole relazioni, certo, nelle singole esperienze, perché basta guardare un ammalato che è Dio, basta guardare tutti i giorni si vede Dio. Quindi ognuno nella propria relazione quotidiana con le persone può riscontrare la parte di Dio che c'è. Certo. Non posso mia decidere chi Dio incontra, mi credo che Dio incontra tutti, però nelle modalità più diverse, e forse qualche di noi non si sente incontrato da Dio, per carità. Mi posso testimoniare, quello sì. Dio è Dio, e sarà già Dio a fare Dio, non conviene insegnare che mi incontrare le persone, mi posso testimoniare, cioè mi lenti incontrare, mi sembra di sì, ecco, nella mia vita. Posso dire che è bello che l'è e testimoniarlo con azioni concrete, che non vuol dire che so il più bravo, il migliore, assolutamente, anzi, è proprio il contrario, e quando lascio che lui agisce in me, che diventa bello. Ecco, posso essere testimone, qualcheduno guardandomi, se avvicinalo a Dio, ben venga, può darsi anche di no. Perché Dio dà anche le sue strade, ecco, che penserà lui a raggiungere le persone. Che la cosa fondamentale è l'amore, comunque, ecco. Cioè Dio si è creato per amore, e l'uomo le impace quando l'ama, insomma, credo. Secondo me il discorso di Abramo, secondo me bisogna svincolarsi dalle situazioni locali di quei, certo, momenti, diremo, perché sono 4.000 anni fa, e per fondare una città ammazzavano i primogeniti e li mettevano sotto le fondazioni, le fondamenta delle città, quindi sono, ma però vedere la filosofia di queste cose che la Bibbia ci dice, ci dà adesso, e questo è, secondo me, per me, l'insegnamento che ho ricavato da questi. L'abbiamo detto tante volte, a questo non è un libro di storia, di cronaca, che è anche la storia dentro, perché, ecco, i fatti delle volte, però è Dio presente nella storia, l'umanità che guarda questa relazione con Dio le vede presente nella storia. Ovviamente il linguaggio usato, il modo di scrivere è quello appartenente a quell'epoca, 4.000, 3.000, 2.000 anni fa, conforme. Ecco, io vado a fare da altri questo grande sforzo con la nostra mentalità, cercare di entrare là, non per giustificare quella mentalità assolutamente, ma per dire: aspetta, era un altro modo di pensare. Ecco, però l'umanità è sempre quella, quello è bello, l'umanità è sempre quella. Ecco, il rapporto di Dio con questa umanità, quindi questo libro è anche attuale, perché parla di me, Abramo, su me, sta parlando della mia vita, della mia storia, quindi diventa, ecco perché diventa interessante, ecco perché la leso, la prego, perché mi sento protagonista di questa storia.
spero, credo, ecco, che al di là appunto è bello anche che sia che sia tutto risolto. Sarebbe bello, adesso quello sì, che quando sentiamo, no, i brani di Abramo, la storia di Abramo, vuoi che la messa, le letture, ecco, non diventano più alieni o qualche cosa che era là, che più o meno, però lo sentivo in altra maniera, ecco, lo sento più familiare, adesso questa presenza, queste letture, ecco, diventano meno staccate dalla mia vita, quello sarebbe bello, ecco, penso che sia anche uno degli obiettivi della catechesi, no, dire, aspetta un attimo, che queste figure bibliche le sento più vicine perché le mi appartiene di più, se no magari rischia di essere là o ferme al catechismo di qualche anno fa, che va bene, però niente di più, niente di meno. Va bene, se avete altre cose da condividere, se no ci salutiamo, questa sera ci salutiamo in una maniera conviviale, qualcuno ha portato qualcosa da condividere anche, perché così è più bello anche stare insieme.